Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò? Tre giurati dai palati molto esigenti? Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti amici della cucina, Cuochi e Fiamme, il vostro programma cult che cambia concorrenti ma ha una giuria ferma al tavolo rosso rotante. Sempre gli stessi e chi me li tocca? Fiammetta Fadda, maestra dell'eleganza, critica gastronomica, ormai ho un bel titolo. Riccardo Rossi, oggi molto serio, dove lo passato. Okay. Chiara Masi con l'orecchino rosato oggi, molto, sempre più sciccosa. New the look. Oggi in cucina abbiamo due romani, Francesco, sposato con due figli, Matteo. Non sei sposato, 25 no. anni. No, bravo, sono d'accordo. Allora, quattro sfide, ragazzi. La prima non vi dà punti, ma chi la vince ha una prelazione di scelta sul piatto successivo, quindi ha un piccolo vantaggio. Dura poco, è di manualità. Tagliatelle. Facili, però in tre minuti diventa tutto più difficile. Dovete stendere la pasta che è già pronta con la farina e il mattarello e tagliarle. O a mano con la rotella, quello gusto vostro. Tre minuti, via! Allora, correggo subito la provenienza del nostro amico, che vive a Roma, ma è di... Cariati Marina, provincia di Cosenza. Quindi preparate a mangiare piccante. Benissimo. Allora, vi lascio un attimo lavorare, così vi scaldate, che questa prova alla fine serve principalmente a quello. Vado direttamente sulla Bologna, che impasta. Beh, la tagliatella da noi è per forza con il ragù, cioè non... Ma aspetta, la prima di tutto, sì. Te la tiri, la rotoli, sì, io la tagli faccio a ogni mano. Tanto. Allora, sono sincera, la faccio quando mi ci metto lì, non so, magari con mia nonna che facciamo la pasta fatta in casa, quindi tortellino, tagliatella, sì, la faccio ogni tanto. La faccio abbastanza spessa però, perché lì ovviamente la bravura è nello stendere la pasta. A me piace che sia comunque un po' rugosa, non deve essere troppo larga, che si rischia che diventi veramente una pappardella. Quindi però rugosa, che assorba bene il sugo. Mezzo centimetro, 6 millimetri. Sì. A Roma diciamo inerta. Invece che erta, no? Inerte. Cioè a noi ci piace un po' inerta. Inerte. Esatto. Grossa, con 4 litri di burro fuso sopra. Grande parmigiano, mantecata così, te la mandi giù. E se tu ci non diventa leggera, sì. Nel corso delle puntate, i nostri amici che ci seguono, che praticamente tutti i piatti, che sia un'oliva macerata, che sia una mimosa, cioè la catapulta, lui le mangia tutte così. Così. Però ecco, pensa, quelle fettuccine le ha mangiate, Fiammetta lo sa benissimo, anche Douglas Fairbanks e Mary Pickford. Vabbè, tagliatelle. Posso dire una cosa sexy? Devi. Una tecnica? Sexy? No, sexy. Questo magari conviene anche. Tecnica. Tecnica, ok. Tecnica che la tagliatella, quella sacra, depositata dall'Accademia Italiana della Cucina presso il notaio, deve essere larga 8 mm. 8 mm. E che poi fa piacere vedere due uomini che fanno la tagliatella. Andiamo a vedere. Come l'intercostale del maiale, capito? 30 secondi. La settima, andi invece 8. 30 secondi. Allora, sposto queste, che erano le mie, che comunque erano abbastanza altine. Tagliare. Ah, lui ha fatto proprio old school. Se vuoi dividerne un po', 7 secondi. Basta? Francesco, sì. Basta. In piatta? Vai. In piatta? Stop. Ci siamo? 1, 2, 3, forza. Basta. Allora, basta. Tanto è, basta vedere la... Stop. Nel senso... Voglio un goniometro, un metro, una riga, un righello. Un metro. Basta, un righello. Non li muovere. No, perché se devono essere 8, ora vediamo chi si è avvicinato. Dunque, più 8 mm. Vedi un po' se è inerta. Beh, questa è inerta, no. Così, diciamo, una. Ah, te la vuoi doppia? Quasi uno. È uno gnocco. Quale volete, ragazzi? Decidete voi, lo sapete che sono cavalieri. Quindi, Francesco o Matteo? Questa. Quella di più spessa. Allora.
dai. C'è dubbio pure Simone Ruggiano. No, io ve lo faccio vedere perché sì, io quella, il dubbio quella. Non ce l'ho. Da oggi qua non usciamo. Oggi non usciamo da questa parte. Matteo, vince la prova di manualità. Bravo. Allora, peperonata o cavolata? Per me va bene, guarda, fai come vuoi, veramente, credimi, sei tu il concorrente. Non ascoltare, peperonata o cavolata? Cavolata. 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 Ascoltato allora. E la cavolata è il piatto per la prova di abilità. Quindi base cavolo, che sia una zuppa, che sia un piatto, penso, un po' inumido, un po' brodoso, dovete ricettarlo. Tutto quello che vi serve è dietro di voi, ma solo 30 secondi per prendere gli ingredienti. Altrimenti questo luccicante campanello, anziché utilizzarlo per avere il mio aiuto, vi servirà per tornare dentro. Questa è la regola di Cuochi e Fiamme, via il tempo! Vi vedo tranquilli, quindi sanno già magari pochi ingredienti. Anche i miei sono pochi. Allora, due patate, due cipollotti freschi, due mazzi di cavolo nero, di quello buono, brodo vegetale leggero, non di dado, fette di pane casareccio, filettini di acciuga sott'olio e uno spicchietto d'aglio. Qua abbiamo tre tipi di cavolo. Stop al tempo! Allora, di qua vedo pesce, di qua vedo porcini. 10 minuti, ricettate, via! Non si sente tanto cavolata, però buono perché povero, bello profumato, se si sa cuocere, e si può arricchire. Come lo fai, Matte? Adesso faccio un trito di scalogno, ci metto il cavolo, lo sfumo con il vino bianco. Che cavolo usi? Uso. Che cavolo usi è bellissimo. Il cavolo rosso. Macchinetta la vedo, Ora ci arrivo, bravo. Buona manualità. Cosa ho detto prima? Buona manualità oggi perché lui, facendo il cameriere, lo hanno lanciato, non posso dire il termine culinario che si utilizza in cucina quando si è in ritardo, però, perché è abbastanza volgare, però diciamo quando si è un po' indietro con la linea, a volte si pesca il cameriere per farsi dare una mano. A lui è toccato e ha scoperto che gli piace bella la cucinare. Questa cosa. Quindi sei un mezzo professionista, non si può dire, però un appassionato di cucina e aiuto un amico, un mio carissimo amico che c'ha un ristorante, quindi mi butta lui in cucina. Allora, ti posso dire una cosa però? Sì. Io questo qui lo togli. Poi lo levavo tutto, non solo per dare profumo alla padella, diciamo. Ah, lo triti e poi lo togli? Invece di fare... L'acquattata della cipolla tagliata a metà per profumare la padella, lo fa così. Pane per i tuoi denti, Simo. Che cavolo usi? Uso il cavolo rosso. Ok. Fantastico. Perché poi faccio una crema di broccoli con il brodo vegetale. Quindi devi mettere a cuocere i broccoli? Sì, leggermente. Che dici, accendiamo il brodo? Ma è già caldo un pochino. Non mi vorrei... Va bene, poi vediamo dopo. Allora. Salve, che cavolo usi? Allora, io uso il cavolo bianco, cavolo nero. Già sbollentati dai pescati dalla dispensa. Sì, già sbollentati, okay. Sì. Vi do un consiglio, date sempre, tanto a dare un colpo di carta o di mano sul tagliere, non ci vuole niente, però altrimenti occhio non tritt... Ecco, fantastico. Allora, di qua ci serviamo su, cosa deve entrare, una zuppa? In realtà non lo servirò il cavolo con dei filetti di cernia. Unico pesce riconosciuto quindi... nel Riccardo Rossi storyboard. Esatto. Okay. E come li fai? Un po' alla Mediterranea del sud, vedo olive. Sì, allora questo sarà il fondo per la cernia con dei pomodori secchi. Posso? Pomodori. Posso? Sì. Non posso vedere fa sta cosa. Oh, là, vai. Pomodori secchi di Calabria, non quelli importati. Lavora alla Proloco dopo. No, scherzo. Tu fai informatica, no? Sì, io faccio informatica. Ultima domanda a Matteo. I porcini, diventerà una crema la tua? Sì. Di broccoli. Il porcini. Broccoli e porcini, il cavolo come lo fai? Solo spadellato? Spadellato e lo metto sopra crudo perché è talmente buono, così semplice che non è... Ah, quindi una parte spadellato, una parte a crudo? Sì. C'ho bisogno di... Non ci ho capito un cavolo. Ok. Il cavolo è così, eh?
Allora, sento voi e poi vado a dare la mia, che è veramente super basic. Piatto di cavolo preferito, perché poi ce ne sono mille, cavolo cappuccio, addirittura il cavolo stella, che è il broccolo romanesco, che è un cavolfiore. Ingegneria. Cavolfiore, c'è quello tutto verde, rotonto. Tutto morbido. Rotonto? Rotonto. Ok. Che è quello che sono che si chiamano i broccoli, no? Ok. Il broccolo è quello proprio a punte di... No, a Roma, a Roma, quello a punta che è verde... Fino ad andare al bianco, esatto. Che è duro, sì. Tipo il cavolfiore, esatto. Bianco, quello lì è il cavolo stel, cavolfiore stel. Che ci piace molto, il cavolo broccolo, romano. Esatto. Voi chiamate broccoli romani. Che prendiamo spesso a merenda, i broccoli a merenda, capito? Noi in romani abbiamo questa tradizione, perché noi comunque, quando parliamo di cavolo, devi capire che quando diciamo cavolata, che non si usa tanto così, ma è il suffisso ata che a noi ci piace. La cavolata, la peperonata, la broccolata, la carciofolata, la patata. Sì, perché fa... Ma subito, capito? Così, capito? Ecco, la spaghettata, hai capito? Ti fa capire un po', il cavolata si innesta in quella cosa lì. Fiammetta fatta, please. Che suffisso preferisci, Fiammetta fatta, per il suo piatto di cavolo? Suffisso non mi viene in mente adesso, però... Vi posso dire un modo molto divertente con cui ho mangiato il cavolo, come ripieno, cavolo rosso, fatto come passato in padella con tipo pancetta, poi dopo tritato e reso praticamente una crema, come ripieno di agnolotti. Tra l'altro il cavolo rosso, visto che ne abbiamo parlato, anche lui lo usa, se lo si sfuma con un goccio di aceto in cottura, quando si fa brasato, prende un colore brillantissimo, un effetto fucsia quasi, se gli si dà un goccio di aceto. Ma vogliamo dire anche una cosa della salute? Sì, ecco. Che i cavoli fanno benissimo. Oggi lo dicono, però tutti sappiamo che il capitano Cook, quello che nel 1700... ha evitato lo scorbuto per 3 anni di navigazione ai suoi perché aveva sti grandi barili di cavolo sull'aceto. È antiossidante. È vero. Io farei cavolo romanesco appena sbollentato, cioè solamente sbollentato, in un'insalatina tiepida con arance e seppie. Quindi tutto quanto, vabbè, ovviamente l'arancia crudo, è invernale però è molto fresca. E quindi tiepidina, tre soli ingredienti, è semplicissima. Domani la graudata. La graudata. Un minuto e mezzo circa. La mia è di terra toscana, quindi si fa il fondo con il cipollotto, abbondante olio extravergine, e si aggiunge dentro le patate pelate tagliate a tocchette o a lamelle, se volete velocizzare la cosa. Si brasa il tutto, quindi si tosta a fiamma alta e poi con un goccio di brodo vegetale si porta a insaporirlo senza farlo subito coperto di brodo, altrimenti viene lessato, e si aggiunge il cavolo nero, lavato e tagliato prima finemente nella parte dove le coste bianche sono più inerte, come dice Riccardo Rossi, e le foglie le lasciate anche più grossolane, che cuociono velocemente. Sale, pepe, si copre con il brodo bollente e si fa cuocere per 20-25 minuti, fino a che le patate non saranno morbide. Da lì si frulla tutto a crema e si aggiusta di sapore. Il pane lo tagliate a dadini, lo saltate in padella dove avete fatto sciogliere in olio e aglio intero i filettini di acciuga, così diventeranno belli saporiti e salini. Li asciugate su carta assorbente, la servite come una vellutata con i crostini sopra e un bel filo d'olio, possibilmente novello. Fa la differenza l'olio in questo piatto. Allora, torno là. Ci siamo quasi, dovete... Fantastico, Francesco sta già impiattando. 30 secondi circa. Quindi, due piatti completamente differenti a livello di sapidità e di consistenze. Questo, a differenza del colore, è un piatto piuttosto fresco come cottura della parte principale, che in realtà non è più il cavolo, ma diventa il pesce. Con il cavolo sotto un po' croccantino e bello saporito. Di qua andiamo di precisione 5 secondi però, eh. Sotto la vellutata profumatissima e sopra due cavoli. Stop al tempo! Devo rubarti questo. Il cavolo vince ora. Allora. Poco. Francesco. Ah, ceria qua. Mi ero dimenticato, c'era la ceria. Che profumo.
buono, molto. Ci sono effettivamente tutti i sapori. La cernia è cotta molto bene, estremamente semplice come sapore anche in bocca, però il cavolo in questo piatto fa la differenza, a parte l'averlo servito in maniera molto abbondante, che apprezzo, e poi si sente effettivamente la differenza del gusto. Anche il pomodoro secco, che è ben saporito, tira su comunque molto il piatto, però il cavolo utilizzato in questo modo mi piace molto, ha un retrogusto dolciastro. Traspare un sì, eh. Ragazzi, le verdure sono fantastiche. Questo sono, mi piace. Le verdure sono fantastiche. Guardate che spesso veramente chi si mette a dieta non sa quanto le verdure possono fare un piatto. La cernia è pazzesca di default, fatta così. Complimenti. Grazie. Basta pensare ai piatti che puoi fare con la verza. Beh. Un piatto del profondo inverno che dimostra come d'inverno si possa mangiare benissimo e a sud hanno la scienza delle verdure, che a nord manca. Un piatto tutto invernale perché questo è conservato, ci sono i cavoli che sono invernali, il pesce quel giorno si poteva pescare, eccellente. Fantastico. E poi posso dirlo anche economico, perché comunque sì, la cernia costa poco. Allora, qui passiamo a Matteo, che ha messo per arricchire una crema fatta con il broccolo romano o cavolo stella, come si chiama, arricchita quindi con i porcini, una vellutata, e poi invece i cavoli a foglia li ha utilizzati, uno croccante crudo, quello rosso, e uno brasato, quello cappuccio. È meravigliosa anche questa. Mi piace molto l'idea di aver utilizzato sia il cavolo crudo che appena passato in padella, perché c'è un effetto ovviamente di consistenze diverse tra la cremosità ovviamente della vellutata e la croccantezza sopra del cavolo rimasto ancora così nature, che è perfetta, molto buono. Posso fare una domanda a Fiammetta? Fiammetta, ma tu che mangi adesso? No, me lo chiedevo così adesso perché... Mi dispiace per Fiammetta, ma... Vabbè, dai. Faccio uno sforzo, Fiam. Fiam. Posso un po' di questa acquetta? No, come l'ha chiamata? Passatina? Quella è una vellutata. Vabbè, acqua. Bella, ti è piaciuta l'acqua, eh? Vi siete, eh? Ma... Guarda, riconosco la straordinaria fattura, anche se c'è una cosa dolce che non capisco bene. Una cosa dolce con lo zucchero, pan di Spagna, una cosa dolce. Oddio. Che... Come una cosa... Ora l'assaggio è meglio, io ci sento i porcini di finale. Ah, ecco, mi sa, quel finale di porcino mi ha un po' portato su. Che tendente. Ma anche. Perché al dolce, allora, quelle parole vostre da penato, quella roba lì. Il cavolfiore, aspetto che l'assaggi Fiammetta, sì, così esatto, te lo dice lei. I cavolfiori in generale, come il broccolo romano, tendono comunque al dolce. Sì, no, ma ho capito che dico io, il fungo, ha ragione tu. Il terroso del fungo. Bravo, esattamente. Giusto come diceva Chiara, c'è questo contrasto tra il super croccante del cavolo, che è un suo plus che di solito non troviamo, perché non tutti lo mangiano crudo, e la passatina, che è molto buona. Poi sento il fungo, che gli dà un sapore quasi di carne, perché il fungo è... E sento anche il peperoncino. Hai messo no, peperoncino? No, c'è tanto pepe però. Ah, è pepe. C'è tanto. Che ci vuole? Se il pepe sia no, nel crudo che nel tira passato. Su. Io avrei messo anche il peperoncino, forse. Cioè, l'avrei trovato di più... Però...
C'è l'idea? Signori miei, cosa? Celeste per Francesco, cernia del sud su cavolo rosso brasato. Che cavolo. Bravi. Matteo, vellutata di broccoletto romano per gli amici non romani. Il cavolo stella, cavolfiore, quindi con i due cavoli cappucci, rosso e bianco, brasato, bravissimi, 15 a 14, ma per il pesce di Francesco, bravi, un punto solo non è niente, rilassatevi, qui puliamo perché c'è un macello, pubblicità. Bentornati in studio a Cuochi e Fiamme, fantastico! Con due cavoli hanno fatto un punteggio pazzesco. I'm playing per 15 punti, quindi per Francesco su Matteo 14. Abbiamo parlato di cavolo, adesso cambiamo argomento e andiamo su due strade completamente differenti. Nduja o menta? Nduja? Beh, vieni. Vabbè, da lì. Certo, da lì. E la nduja è l'ingrediente per la prova di creatività. Avete di fronte a voi uno dei miei ingredienti del sud preferiti. Buona, piccante, spalmabile, ci si fa la pasta, ci si fa tutto. Quindi, per far tutto, avete gli ingredienti dietro di voi. 30 secondi sempre per prenderli. Mi raccomando, qua mi sento un po' preso in causa. Via il tempo! Soprattutto tu, perché ce dovreste avere nel sangue. Allora, due tipi di pane, in cassetta e casereccio. Cuori di fave, uova, per ora già mi piace. Cuori di fave li adoro. Qua usciamo con filetto dorata, patate, limone non trattato, melanzana lunga, paprika, pistacchi. Francesco mi tira fuori anche il cascio ricotta. Stop al tempo. Fidati di me. 10 minuti, via! Cos'è rimasto in dispensa? No, il burro, ma non mi serve perché c'è la pelle. Ok. Bene, allora... Partiamo da uno che dovrebbe essere esperto di questi. Dalle tue parti si fa una roba simile però con il pesce. Sì, dalle mie parti sì, si fa la sardella. La sardella è fatta con la neonata delle sarde. Sì. E si marina col sale, c'è un procedimento particolare, si lavora con il nostro pepe rosso, che è quello lì che poi si fa, diciamo, essiccare e si trita per metterlo nelle conserve, quindi nell'anduja. Mentre qua non di pesce si parla, ma di carne, che ci fai tu? Faccio delle uova in cocotte con una base di purè di fave e sopra praticamente con dell'anduja sciolta sulle cocotte. Ok. Pure che ritmo fa. Qua ho visto che hai già messo in padella con un filo d'olio. Lui cottura molto leggere, vedo un po' un tocco un po' più salubre. Melanzana a fettine che diventerà? Che diventerà una mille foglie di orata in crosta di pistacchi, intervallata da chips di melanzane e patate. Ok, quindi friggi. Friggi le patate, metti in cottura il pesce appena panato nei pistacchi con extravergine e la melanzana ti serve per intervallarla. Sì, e l'anduja? E l'anduja ci faccio una salsina accanto per dare il piccante. Ok, mi raccomando, rispettate in quantità almeno, comunque come importanza nel piatto l'anduja, perché quello era il tema. Non vorrei mai che il piatto fantastico e poi se l'anduja è solo... un companatico potrebbe essere un problema. Vabbè, questa guarda, come voglio venire da voi, la faccio breve. Prendete dei rigatoni o comunque pasta grossa, tipo mezzi paccheri, eccetera. Anche all'uovo mi va bene. Bollite in acqua abbondante acqua salata e preparate praticamente un fondo facendo sciogliere un pochino di anduja, anche senza olio, senza cipolla, senza niente, solo anduja, e ci versate dentro, come dice Riccardo, un barattolo di polpa di pomodoro, purché sia buona, vi chiedo solo quella, basilico, e ci saltate la pasta facendola risottare dentro la salsa. Con un prodotto del genere che ha già dentro la parte grassa, la parte saporita, la parte piccante, quindi anche fa automaticamente da fondo di cottura, non c'è bisogno di nient'altro, niente pepe, niente, così. Pecorino romano alla fine, solo quello mangiatevi.
fantastica. Anche ridetto? Una pasta grossa, perché comunque viene un sugo molto saporito. In estate, se la volete fare, comunque è abbastanza tosta, uso i pomodorini, quindi viene un po' più fresca. In inverno la passata. È come se tu dovessi fare una matriciana al posto del guanciale, usi l'anduia, però non metti nient'altro perché dà un bel sapore così. E diventano molto avvolgente come salsa. Quindi una pasta grossa, spessa, che si possa sentire la pasta, altrimenti la pasta sparisce. Allora, nduja. È una cosa forte, ecco, sexy, se vuoi, dato che volevi una cosa... L'afrodisiaco naturale. Assolutamente sì, naturale. La butterei lì così. Francamente mi va bene anche su una fetta di pane. Ecco, così. Fantastico, ecco. Volevo sentir quello. Ecco. Infatti me l'aspettavo, ho detto, se non me lo dice Fiammetta lo faccio dire a Riccardo, perché quella è buona così, infatti ho detto, faccio una pasta. Il mondo va alla rovescia, Fiammetta fa da copia Riccardo Rossi, così è la cosa. Io ho detto proprio una fetta di pane tagliata così, una spalmata di anduia, poi... No, prima lo passerei tutto. Un po' sulla griglia. Vabbè, ma ecco, perché è importante. Tutte cose da gourmandise, ecco. No, perché ti allenta un attimo il grasso dell'anduia. Ma l'allenta. Ti allenta. Sì. Sentiamo cosa dice Chiara Maci col suo food blogger. Food blog. Ormai io sto zitto. Quando... A me l'anduia piace all'interno delle arancine, però non le arancine siciliane, quindi grandi, ma arancine piccoline, tipo ovviamente finger food, dove all'interno metti come cuore, come ripieno l'anduia, però ovviamente in dose piccola, così anche se è troppo forte piace normalmente a tutti, quindi con il riso nelle arancine. Anche se ho visto poco tempo fa un'altra blogger che le ha fatte con le capesante. Capesante con no, però sarebbe da provare capesanta con l'anduia. No, ho detto no, Fiammetta, niente. È un blogger che non dovete seguire, perché propongono delle cose assurde, la capesanta con l'anduia. Allora, c'è una cosa, abbiamo detto, è giusto, che spesso prodotti come i crostacei o soprattutto le cappesante hanno un tipo di consistenza, un tipo di gusto che a volte si abbinano a cose saline e salumi, tipo la fettina di rigatino o pancetta che sia, o il prosciuttino, lo mangiate abbinata al pata negra, però l'anduia, attenzione, infatti perché diventava tutta rossa la capesante, è strong, ovviamente. Cioè la è forte, cioè, la mangia. Niente, è un blog che ha chiuso, parlava del passato, dai, diciamo così, dai. Dimmi. Com'è che si mangiano le arancine di Chiara Maci, quelle piccoline? Così. si sa. La battaglia è persa. Certo. Allora, no, invece no. Ma perché Chiara Maci parla sempre di ste crocchettine, fingerine? Non porta mai niente. E poi vedi che è venuto fuori. Capito? Perché il piccolo messo insieme diventa grande. Allora, Francesco fa le uova tra poco, perché ha 3 minuti e 30. E ho letto che è bravo a fare le uova in padella, eh? Butta a saltarle. Ma abbastanza bene. Raccontaci, perché io lo so, a loro no. Sì. Le uova più che altro sono la frittata, che una volta mi è rimasta attaccata al lampadario. Perché no? Massa, c'è un lampadario sopra la cucina. Sì. Ma con chi eri? Ero all'università, io ero il cuoco ufficiale di casa. Molto calda quella padella, Francesco. Sì. Tu eri il cuoco ufficiale, quindi i pastrocchi li facevate, cioè eri tu l'addetto ai pastrocchi. Ok. Sì. Allora, lui ha appiccicato una frittata al lampadario. Tu danni in cucina? Di tutto. Tipo? Cascato l'olio, mi sono tagliato, ho dato fuoco alla cappa. Allora, posso dirti due cose? Sì. Uno, che vedo che hai aggiunto l'anduia alle melanzane. Forse anche per il discorso di prima. Sì. Ecco, ok, io cerco di aiutarvi dicendo queste cose, perché altrimenti mi è uscita dal tema. Secondo me il pesce... Ah, fantastico. È ghisa, ti tiene il calore, quindi io fra un po' lo solleverei. La chips sta friggendo. 2 minuti per avere i piatti, quindi per rielaborare. Guarda che belline, eh? Ragazzi, ecco che fiamme, abbiamo dei suppellettili che ci invidiano tutti. Allora, per andare un po' più sul tecnico, lui abbina alla dolcezza e al profumo che hanno i cuori delle fave, perché questi sono anche senza la pellicina esterna, quindi non c'è amaro e sono dolci, farinose in bocca, eleganti. Dà il contrasto strong con, attento alle dita, l'anduia,
che darà il piccante e dà questo effetto carnoso e cremoso del tuorlo con l'uovo, anche perché il tuorlo dell'uovo in bocca tende ad avvolgere, quindi spesso anche il piccante lo smorza un po', e darà forse il croccante con il pane che adesso girerà in padella antiaderente. Di qua, con un piatto effetto optical, così facciamo l'impiattamento, quindi la panatura dei pistacchi va dopo. Fresca. Fantastico, io apprezzo questo perché quando si ha un prodotto buono, pistacchi buoni, italiani, spesso si fanno queste cotture dove si fa la paralinatura, eccetera. Però il pistacchio in realtà non andrebbe cotto, quindi o serve davvero a proteggere o altrimenti preferisco anch'io alla fine, così il pesce cuoce come deve cuocersi. Avete 30 secondi, quindi direi di darvi un attimo... Faccio giusto il giro qua dietro. Io a pensare all'anduia a quest'ora mi viene una fame. Sai un'altra veloce com'è buona? Pane Carasau, questo l'ho fatto una sera, sì. A casa non c'avevo niente. Pane Carasau, spezzetti l'anduia su un foglio di pane e ce ne metto un altro sopra, spezzetti l'anduia, fai 3 o 4 strati, poi accendi il forno tipo a 60 gradi, metti dentro che si allenta un po', tiri fuori, ci metti un piatto, lo pressi, sì. La tagli, ti prendi anche la fetta poi, sì. E te la mangi tipo mille voglia. Mamma mia, ragazzi. Signori, conto fino a 3. 3. Stop. Stop. Piatti sull'alzata. Piatti sull'alzata. Mannaggia, te l'ho detto, fai veloce. Piatti sull'alzata. Dai. Non importa. Verranno tenuti di conto questi secondi utilizzati di più del dovuto dalla mia giuria, lo so. Si vede che c'è l'amico chef, Matteo. Bene. Beh. No, perché Matteo fa tutte le cose. Vabbè, io prendo direttamente. Vai. Sì, certo. Madonna. Se non avete così tanta fame, perché avete assaggiato anche prima, non dovete assaggiarlo per forza tutto. No, è piccante. Pane? Devi prendere il pane? È buonissimo. Allora, di là, sì, sto commuovendo io questa volta. Allora, aveva ragione giustamente Simone quando prima diceva che il tuorlo ha questo senso di avvolge comunque in bocca, quindi ovviamente ti stempera un pochino il piccante dell'anduia. È meraviglioso perché c'è anche la dolcezza sotto della cremina di fave, della vellutata di fave. È buonissimo, oltre ad essere secondo me una presentazione anche ben riuscita. Ti fa proprio voglia come piatto. Quindi è piaciuta, io prendo questo rouge. Che hai detto? E basta, parla! Buona, buonissima, è piccante. Vai, allora per finire. È piccante, è anduia, cioè è un po' l'emblema, no? Una versione del sud dell'uovo con la fonduta in una sua cocottina, devo dire very strong, con molto zing, ma a me piace molto perché il dolce dell'uovo e della passatina neutralizza, e se no sarebbe stato troppo monotono, neutralizza l'anduia che dà il giusto sapore, molto buono. Qua allora, io zing, proprio direi che non zang. Io sai cosa penso, o perlomeno avrei fatto io, ma penso che Francesco volesse fare quello. Volesse sciogliere del tutto l'anduia, sì, perché a blocco perché così è un po' invasiva. Sì. Sciogliere tutto e metterla tipo gocce o pezzettini, sì, in qua e là, perché altrimenti la passatina è un po' troppo neutra. Certo. Il pezzo, ma io l'ho fatta già a pezzettini, cioè si capiva che era una quenelle. Però diciamo che può essere anche voluto.
Perché io ti sto aiutando. No, ti... Perché non a tutti, diciamo, piace il sapore invadente dell'anduia, quindi se uno vuole l'assaggio col crostino, è stato messo, diciamo, a parte. Ok, ma essendo qua il tema, magari poteva essere centellinata più in maniera omogenea. Comunque. Allora, qui apprezzo molto la delicatezza del piatto, però effettivamente l'anduia non si sente proprio. Cioè, pensavo, quando parlavi di salsina, pensavo avessi messo effettivamente una salsina di accompagnamento. La melanzana. Non si sente proprio. Io ho preso proprio la melanzana con un po' sopra di anduia, però è, okay. Essendo l'elemento principale del piatto, viene un po' meno in questo caso, ovviamente. Anduia missing. Aia, quando fa così. Prendi questo, te l'ho lasciato, Fiammetta, guarda, è il pezzo più completo. Anduioso. Io l'ho beccata. Certo. L'anduia. Generosità.it. Però diciamo una cosa vera, cioè che il limite, il confine tra il troppo saporito, l'eccesso e la mancanza è molto difficile e che quando si cerca di fare questi piatti moderni è un grosso scoglio e devo dire che qui non è stato distribuito equamente, è vero. Il tema portante manca un po'. Forse tu volevi fare proprio un millefoglie preciso. Sì, ma non mi è venuto. Perché in 10 minuti dovete pensare più alla semplicità, secondo me. Allora, comunque, anduia era il tema. Celeste è il colore per Francesco. Votate. La cocotte con uovo fritto e anduia su crema di cuore di fave. Per poi passare a Matteo, che ha fatto un'orata in crosta di pistacchi con chips melanzana all'anduia. Ai ai ai. 15-5 per Francesco, nuovo unplay. 30-19. Dunque con l'ultima sfida. Mattonella o panelle mentre stai bruciando il pane? Panelle. Panelle? Spegni là. Sono le panelle, il piatto per la prova di presentazione. Allora, avete tutto di fronte, le panelle e tutto quello che può servirvi per fare un piatto bello. Qua non si considera né sale né cottura, ma la presentazione, la struttura, la scelta del piatto, l'idea che ci può essere dentro. Avete 7 minuti, tu per recuperare, tu per consolidare. Via! Allora, parto da Matteo. Che ci fai con questo splendido, povero prodotto ma ricchissimo di sapore? Ci metto dentro delle verdure in tempura, con la tempura classica. Allora, diciamo, il nostro Dino, che vi ha preparato le panelle, ha fatto anche dei cornetti. Panelle, sai cosa sono, Riccardo? Diciamo. Sì, le ho mangiate. Le ho mangiate. Comunque, base farina di ceci. E poi fritto, una roba molto leggera. Infatti Chiara ha detto, è un po' che non ne mangio, chissà come sono. Dico, adesso ne chiediamo una a Simone. Allora, diciamoci la verità, queste andrebbero fritte e mangiate. Però anche fredde piacciono. Cioè, avete fame? A Chiara? Sì, Chiara, io non la voglio. Ho capito, è il Chiara. Forse pure Fiammetta ne vuole una, vero? Certo. Allora, sentite che ha detto. Sto preparando la tempura. Pastella, quindi farina 00, acqua fredda, gasata? Sì. E uovo? Sì. Sapete che in Giappone si sbatte direttamente con le bacchette, perché se rimangono i grumi, che è con la farina di riso anche, i grumi portano fortuna. Qua che facciamo? Allora, qua facciamo praticamente, io userò i coni per fare delle cornucopie con il baccalà dentro. E, già cotto? Sì, e dei semi di sesamo. Okay. Mi è venuta l'idea perché in realtà qui a Roma la ricetta del venerdì è su ceci e baccalà. Allora ho visto con i ceci che sono dentro le panelle.
Fantastico. L'emulsione che hai fatto è prezzemolo, succo di limone? Sì, succo di limone e olio. E olio, fantastico. E sarà la base... Una citronetta al prezzemolo, sì. Quindi tendente all'amarognolo, giusto perché i ceci cotti, sì, e fritti diventano più tostati e tendono al dolciastro, se si dovesse pensare al gusto della ricetta. Tu le verdure che farai in pastella saranno? Carote e zucchine. Ok. Vuoi un pezzettino? Dai, per su. Sentirla, per capire. Ok, qual è che non usi? Questa la usi? Sì, no, questa no. No, quella vabbè. Questa non la usi. Pesco uno di qui, uno di là. Pare panelle. No, per le ragazze non ho. Sì, immagino. Guarda come la sta guardando. È gelata però. Allora... Panelle, che poi non per forza dovete parlare di presentazione, ma parlerei come abbinamenti. Mm. Perché queste sono quelle cose un po' regionali, un po' che si fanno solo in alcune case, ma che in realtà noi cerchiamo di sdoganare perché uno c'ha un po' di farina a casa. Guarda, di ceci. Ti do una dritta. Ci metterei il pane. Proprio per fare un piatto che chiamerei pane e panelle. Esiste. Ecco, infatti. Originale. Originale. C'era anche Ruggiati, ammazza! Cioè, era una battuta! Ah, ok. Datemi qualcosa di un po' più creativo. Ancora non capire. Allora, a me piacciono, allora, da ricordo di infanzia, nonostante siano siciliane, io le mangiavo spesso in Puglia con il purè di fave e le cicorie, con in abbinamento anche le panelle, che alla fine ceci, fave e cicorie stanno bene comunque insieme. A me piacciono molto, se no con le cicorie selvatiche stufate in padella e gli scampi. Quindi con un crostaceo... Ah, è diventato un bel piattino. Ah, sì, buonissimo. Leggero. No, più leggero. Cicoria, scampo, è la panella che più. Io ho fatto la battuta prima, non è che dai, sai cosa? Te la dico io. Che nella maionese, così. Apri un vasetto di maionese, ci infili una panella, te la mandi giù, vedrai che mangi. Io faccio un fish and chips con le panelle. Hai visto? Cioè faccio il pesce, visto che magari uno affetto dice scaldo l'olio, metto, siccome si frigge in abbondante olio, quando bisogna friggere bene, io dico ok, una volta che lo versi e lo fai, lo scaldi e ci friggi un qualcosa che non dà tanto sapore all'olio come le panelle, allora in quel caso lì ci faccio prima le panelle e poi ci faccio il pesce panato e faccio invece che le patate uso quelle come chips, diciamo. Ho capito. È piatto unico, eh? Sì, sì, al limite anche un etto di prosciutto. Con le panelle. Ah, ok. Capito? Ah, oh, giusto. Prendi un etto di prosciutto, lo sgrassi, mandi giù il prosciutto e prendi una panella. Lo sgrassi, Lo butti nel piatto. Ah, ok. Capito? Sennò dopo è troppo pesante, mi piacerebbe più a chiare maci. Io sgrasso. Lui si fa le iniezioni di strutto. Chiametta, più creativo? No, puoi fare un millefoglie con le panelle. E a ogni piano metti una cosa buona, cioè una frittatina, del foie gras. Cioè si prestano a fare una torre di dolcezze. Puoi fare persino una specie di hamburger a più piani, senza la carne. Ma più piani, quindi io le vedo così. Ma si potrebbero fare, anziché fritte, vero, anche forno. Tipo al forno o sulla griglia o grigliate, perché fritte è il risultato che è diverso. È come dire, facciamo un'arancina, un supplì al forno. Sì, lo puoi fare. Beh, le chiacchiere le puoi fare. Le chiacchiere quelle che si mangiano A carnevale. A carnevale. Mazza, però qui cambia un po', Va bene, d'accordo. Cioè, il cecio quando si frigge diventa dolciastro fuori, prende anche un'altra consistenza. Sì, sai com'è buona alla Roma, se potete farla a Roma? Sì. Con le insalate di puntarelle. Ah, sì. Perché serve un qualcosa che gli dia anche un po' di sprint di salinità. Infatti mi hai fregato, perché io ti stavo dicendo, tu puoi prendere una panella, prendi il tubo della pasta d'acciughe, fai... Così la mandi giù, non sai che mangi. Ci vuole qualcosa di salinità. Facciamo una Caesar salad con dentro le panelle anziché i cubi di pane. Ma ci prendi anche quattretti di ricotta, per dire, no? Prendi una panella, quattretti di ricotta, la mandi giù così. Sì, è poi tutto dopo... buono con le panelle. Ti dico, secondo me anche il pane. Però fate come vi pare, ecco, insomma, ecco. Aiuto, ragazzi. La ricotta con le panelle ti fai un pappone. Mancano 10 secondi. 10. Mi raccomando, l'impiatta. Ah, il piatto che è così. Ho preso un colpo. 3, 2, 1, stop. Piatti sull'alzata. Piatti sull'alzata. Piatti sull'alzata. Piatti sull'alzata. Va bene, dai, che prima ho dato 2 secondi in più, 2 minuti in più a lui. Ciao. Piatti pop che abbiamo, ecco, che piatti.
Che belli. Due cornetti. Quale dei due conterà la sorpresa? Non lo so ora, dopo la pubblicità ve lo dico. Bentornati in studio a Cuochi e Fiamme, bella sfida. I due residenti romani quasi sono sfidati su tutte le prove. L'ultima presentazione era rielaborare delle panelle, quindi farina di ceci cotta e fritta. 30-19 per Francesco su Matteo. Allora, Francesco ha optato per il pesce. Baccalà cotto in bianco, messo dentro a mo' di cornucopia, spolverato di sesamo e servito su una... un guazzetto che in realtà è una citronetta al prezzemolo. Beh, allora, devo dire che c'è tutto anche da un punto di vista estetico questo piatto. Ci sono i colori, c'è sicuramente ti invoglia a mangiarlo. Mi piace l'idea sicuramente della cornucopia, quindi della panella utilizzata così come contenitore in qualche modo. E poi l'idea anche del sesamo che dà croccantezza. Quindi elementi estetici che però ti fanno venire l'acquolina in bocca, quindi... ben riuscito. Io prima di far parlare Riccardo direi anche che magari uno si è appena sintonizzato, le panelle di solito sono piatte, sì, o comunque sì. Anche queste sono state proposte per presentazione fritte attorno a un cornetto. A un cornetto. Innanzitutto il piatto è bellissimo, proprio il piatto come supporto e la composizione, tanto che nella mia follia, che tu ormai conosci, avrei messo un pesce rosso, non quelli da vasca, un pesce colorato di rosso. Un tonno. Ecco, perché così riprendeva quasi il rouge. Però è un piatto veramente molto bello. Essendo questa la parola di presentazione, io non posso che dire questo. È un piatto molto, molto colorato, molto divertente. Devo dire che io trovo questa cornucopia dal quale esce un po' inquietante nell'insieme, però i colori sono molto belli, un'idea molto piacevole. Ok, sposto così, metto questo in mezzo. Metto così. Quello è il piatto così. Di Matteo, che ha fatto una piccola tempura all'interno della panella. Secondo me è molto bello anche questo, sicuramente aiuta il piatto ed è carino, nonostante da un punto di vista gustativo magari manca un elemento cremoso, un qualcosa di più leggero, è molto carina come idea. Cioè proprio da contenitore invece che quelli di carta usare la panella, esatto. È molto molto carino. Questo è un piatto che mi ammazza, spiego bene. Per una volta riconosco che la mia voracità ha delle conseguenze. Quando io vedo un piatto così, senza nemmeno ragionare, ma solo perché intuisco che dentro c'è un frittage, io questo non è che lo prendo e lo trangugio interamente così. E dico, ammazza e che buono. E no, e poi purtroppo so che un po' stento. Ah, okay. È un piatto ammazza serata, perché questo è un aperitivo, secondo me. Eh sì, un bel antipasto. A livello di sostanza, bello. Anche di più. Esatto, comunque... e infatti, però devo dire che è molto invitante. Questo piatto, devo dire che fa impressione, infatti ci sei cascato pure sì, tu. Esatto. È un piatto, si chiama piatto di carnevale. Molto appunto, pop. Esatto, anche piatto varicella, però comunque è molto carino, è molto carino. Il piatto è molto pop, ma a me ricorda in particolare quei piatti col cibo finto che ci sono in Giappone, a Tokyo moltissimo, e dove mettono fuori, per far capire quali sono, cosa si mangia là dentro, gli esempi dei piatti. E questo qui sembra quel piatto che si chiama tonkatsu. Che... non l'hai mangiato? No! Che è... fritto in questo modo e si presenta come street food anche da quelle parti. Vogliamo? Aspetta, aspetta. Lo sai che ho visto un documentario su queste industrie che producono i finti piatti, ma i finti sushi, sashimi, sì. Con delle plastiche, delle cose che costano un sacco, quei piatti sì. Finti e sembrano veramente quelli veri. Non so qual è il tuo piatto. Com'era il nome del piatto? Tonkatsu. Tonkatsu. Tanto per non farcelo dimenticare. Torniamo seri. Francesco con la sua dire. Cornucopia di... cornucopia di merluzzo, Sabrina. Però era baccalà, quindi merluzzo salato con emulsione al prezzemolo e fiori del cappero. Per poi... passare a Matteo che ha fatto una cornucopia con dentro una tempura vegetale.
Ricordiamo a casa, per chi fosse interessato, alle panelle, che sono belle toste di calorie, quindi attenzione a come le abbinate. 14 a 13 di nuovo per Francesco, vince lui, 44 a 32, ti porti a casa un kit gigantesco di Cuochi e Fiamme con tutti i suppelletti da cucina, attrezzi e anche il protegge lampadario per le frittate. Tu ti porti una stretta di mano, bravo, perché i piatti erano molto precisi, qua però ci vuole più sostanza. Venite con me che adesso ci facciamo pane e panelle, pane, sia con panelle, la tempura, venite, sia col baccalà. Domani chissà che ti mettono, ci puoi fare il tonkatsu. Bravo. Ciao, pane e panelle. Metterà qua dentro, se ti vede. Prendi qua. Schietto alla gola grazie anche al peperoncino di Cinzia, che però non è bastato con 7 punti ad arrivare ai 14 di Roberta, e quindi sceglie lei tra asparagi selvatici, quindi la sparagina per intendersi, quella sottile, un po' marognola, o capperi. Capperi. Capperi, più comuni? Capperi. Bene, sono i capperi l'ingrediente base per la prova di creatività. Capperi. Anche seccati e tritati finemente. Ci sono sotto salamoia, ci sono dissalati. Voi dovete usarli per renderli principali nel piatto, ma ovviamente non potete mangiare solo i capperi, vanno ricettati e resi creativi soprattutto. 30 secondi per fare la spesa dietro di voi. Vieni, Cinzia. Allora, ti aiuto con la porta per vedere che grazie. Prendi. Pomodorini. Moscardini. Moscardini. Gnocchi. Fai gli gnocchi con le patate? Sì. Attenta alla porta che te sì, la lascio. Grazie. Vado da Roberta. Che prende asparagi, una tagliatellina, una fettuccina anzi, che pesce spada. Top! Bene, mi piace, pochi ingredienti, qua non c'è cioccolato, non ci sono cose strane, quindi Riccardo è più tranquillo, 10 minuti, via! Mi dovreste impastare, per favore, 2 patate di gnocchi, per fare gli gnocchi. Patate e farina? Sì. Va bene. Allora, tu metterai in cottura, ovviamente, penso prima il pesce. Certo. Cioè, non vedo no. Odori, non vedo sapori, non c'è cipolla, non c'è fondo di cottura. No, senza. Allora, quel coltello è molto flessibile, stai attenta, eh. Cioè, prendi ora un coltello che... Altro. Esatto, che non è flessibile, quello serve per sfilettare. Allora, da chi te l'ha messo in testa di metterti ai fornelli? È nata così? Esigenza? Così, da quando sono piccola, mi piace mischiare un po' tutto, come avete visto per il cioccolato. Tipo? Qualche altro piatto strano? Anzi, fa così, dimmi qualche danno in cucina, che dire le cose, se siamo bravi. Danni. Non hai mai bruciato, scoppiato una pentola a pressione, bruciato una moca? Ma... messo il sale al posto dello zucchero, qua c'è un passato di tutte. No, quindi... No? Però mi ricordo una volta una mia amica aveva una serata con un ragazzo, io gli ho preparato tutta la cena completa, e vivevamo in Francia, quindi gli ho preparato una cena tipica italiana, e lei si è spacciata proprio per la cuoca, e invece quando è stata lì non è riuscita a dire tutti gli ingredienti, e quindi in qualche modo, come si dice, la sgamata. Sì. Esatto, e quindi è finita lì la serata col tipo? No. È andata avanti? È andata avanti, sì. Allora vabbè. Hai fatto mettere insieme 2 persone, vedi? Io l'ho fatto in parte con Chiara e Riccardo. Neanche lui sgama gli ingredienti. Lei fanno arricchire. Bello è che mi stupisce ancora Simone Ruggeri. Non ho in grado di stupirmi. Che si fa di là? Non ho cucinato niente. Una fettuccina con una crema di asparagi, capperi, con un pesce spada. Asparagi e capperi la crema, giustamente sì. Il tema, ripeto, è il cappero, quindi si deve sentire. Cioè, abbondate rispetto a una ricetta classica, diciamo così. Esatto. Tu come li usi i capperi? Io invece ci faccio mantecare gli gnocchi, quindi a cremetta.
in modo tale che lo gnocco prende proprio il sapore del cappero. Tu usi tutti i coltellini, spelucchini, peli. Non ti piacciono i coltelli più grandi? No. Sei abituata con quelli? Effettivamente io parlo spesso di coltelli, ma a casa anche mia mamma usava i coltellini piccoli. Fino a che uno non ci prende un po' la mano, non si abitua, è più una difficoltà. Però fidati che poi si lavora meglio. Cerco di farti belli morbidi allora, sì. Cioè senza mettere troppa farina. Appena stanno insieme lascio così. L'acqua non è salata. No, ripassati un bel po' nei capperi. Vuoi più farina? Sì, leggermente di più, grazie. Sarà che io amo gli gnocchi... Non ho paura che poi si... quasi senza farina. Dipende ovviamente che ci devo fare. Allora, arrivo di là, eh. Ok, l'impasto è pronto. Devi tirarlo. Grazie. E tagliarlo. Sì. Te lo lascio qua. Ah, anche l'olive metti? Attenta che hai solo due... Solo per guarnire. Ah, ok, perché sono due punti forti di sapidità, diciamo. Ok. Robby, che fai? Allora, gli asparagi con la cipolla e i capperi che poi vado a frullare. Quindi fondo di cipolla bianca, sì. Asparagi tagliati a bastoncini, a listarelle, a tronchetti, a diciamo così. Erano precotti, sì. Sì, leggermente sì. Pepe, acqua di cottura. E... bravi che usate l'acqua. Ci sale. Piace. Capperino. Occhio al non sale, troppo, con i capperi. Assaggiate dopo di sale questa ricetta, eh. Rischioso. Poi allora, lo spada ci va a dadini. A dadini in padella. Hai sei minuti per buttare la pasta. Cioè, la butto per buttare la pasta, per darmi il piatto. Magari la scolo ma un po'. Magari più. Non tutta, forse. Tutta? No, scherzo. Non tutta, salve. Prendete 300 grammi del pesce preferito da Riccardo Rossi, l'unico che conosce, ovvero la cernia. La passate al mixer e ci mettete dentro un paio di cucchiai di capperi. Allora, dissalati, non quelli sotto salamoia, possibilmente quelli piccolini. Tritate il coltello, comunque li fate tritare dal mixer. Senza sale, pepe bianco e basilico. Fate un trito da crudo del pesce. Con quello farcirete dei ravioli fatti con un uovo per 100 grammi di farina. Il sapore è già dentro, quindi a fatti bollire in acqua salata vengono lucidati in padella semplicemente con, se avete la lisca del pesce, fate un brodetto, altrimenti basterà una noce di burro, un pochino di zesta di limone grattugiata e l'acqua di cottura, perché mi piace fare il raviolo pulito, liscio, laccato, ma con il sapore all'interno. Sono molto forti, ci sta bene anche un po' di scorza d'arancia. Facile, quindi un pesce tritato, li può fare anche te? Vabbè, te fai il piano, lei li chiude. Lei? Allora, io con i capperi faccio un pesto semplicissimo di capperi, basilico e mandorle che tengo in un vasetto che lo uso un sacco, non tanto per condire una pasta, perché è molto forte comunque il cappero, quanto come salsina di accompagnamento, diciamo. Ad esempio, non so, faccio una seppia ripiena di patate, che è molto delicata, e ci metto un cucchiaino di pesto di capperi. Cioè, lo uso nelle preparazioni dove c'è molta delicatezza per dare ovviamente una sferzata in più, però è un pesto semplice, le mandorle. Allora, ti voglio dire questo... Io ho mangiato la bruschetta più buona della mia vita sotto casa di Moa Chandon, vicino a Amalfi, Fiammetta, in questo posto sgarrupatissimo, proprio su una spiaggetta, dove tu vedi ti danno questa fialla Havana, con sopra questi capperi col gambo lungo, tipo una rosa. I fiori del capro, lunghi così, con immersi nell'olio 10 anni prima, quindi riserva, li tirano fuori, li mettono con l'olio su questa fialla, che la mangi così e senti la cosa più buona del mondo. Ma perché era buono il pane, erano buoni i capperi. Era buono il pane, i capperi, la cosa, e poi sai come la Amalfi. Amalfi, spiaggetta, siamo lì, capisci tutto. Quei masciandomi accanto che fai stasera, vengo da voi a bere una cosa. Hai capito? Mignolo. Mignolo. Prima, scusa, Fiammetta, te lo senti? Cioè, tu dovresti un attimo dargli un po' di lessico del tuo. È una cosa sgarrupata, hai parla, fiella, che faccio stasera e vengo da voi? Ma dove vai dopo? Ti buttano fuori quando entri. Allora, seguiamo
due cose che ha detto lui, no? Segue due cose che ha detto lui. Allora, che questi capperi che lo fanno così impazzire, quelli col codino che sembrano dei girini, sono una trovata furbissima per usare i capperi quando sono già grandi. Quindi, a rigore, quelli meno pregiati, meno carichi della loro salinità e del loro sapore. Perché il cappero perfetto è quello piccolo come una testa di spillo. Addirittura c'è un vasetto di capperi, che forse bisogna regalargli a Natale, che è un vasetto così, sono grandi, si vedono appena, e questo vasetto di capperi costa 120 euro. Detto ciò, i capperi sono... Ah, no, ecco, volevo dire un'altra cosa, che capperi per me sempre in tutte le insalate estive, no? Anche dove non c'entra, però i capperi ci vogliono. E per quanto riguarda Moët Chandon e il mare, hanno fatto questa trovata, prima non abbiamo mai osato, no? Mettere i cubetti di ghiaccio nello champagne, adesso si chiama Piscine. Piscine, Saint-Tropez. L'hai appena citato, durante la giornata e prima delle 7, Moët Chandon, champagne, Piscine. Ora, se non arriva una cassa, mi arrabbio. Un minuto. Allora, posso dirvi una cosa? Siete brave. Siete brave perché vedo le padelle che vanno benissimo, le salse con la giusta umidità sul fondo, non si è bruciata mai la cipolla, mai una cottura esagerata. Davanti alle telecamere, davanti alla giuria, davanti al pubblico, non è per niente facile. E io ne vedo. Allora, mi raccomando, la salinità del cappero, assaggiatela, insomma, testate. Ad esempio, a volte... Io non posso aiutarvi dicendomi secondo voi cosa può mancare in un piatto, però... Un po' d'acqua? No, no, non l'ho detto io, No, di quella. Di quella? Di quella nella pentola, di quella. Calda, già. Un pochino, brava, anche un altro pochino. Non posso aiutarvi in queste cose, brava, che metti l'acqua di cottura, così girandola bene si crea una bella salsina, anche un pochino di più, fidati che poi si asciuga. E niente, stop! Ce l'ho, sono arrivato. Scotta, 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 scotta. Piatti a me, piatti a me. Devi ancora impiattare? Eccola. Sono troppo buono, questo periodo. Vabbè, due ragazze, dai. No, però dai, se mi fai così l'accetto, dai. Via, veloce. Attenta al mixer, che è pericoloso così. Ho messo male. Grazie. Dai, porta, porta. Allora. Guarda. Mamma. Prima tocca a Chiara. Gnocchetti alla capperata. Mamma e sughetti di moscato. Senti che roba, senti male pure di. Allora. Dai, forza. Molto buoni. Qui c'è il cappero che fa la differenza proprio. Meno male. Cioè, è il tema. Ma guarda, ne hai messi nella giusta quantità perché non diventa troppo sapido il piatto. Lo gnocco è estremamente delicato, molto morbido, che però va benissimo perché contrasta con gli altri elementi che sono un pochino più sodi. Riccardo, ti stavo ascoltando con un orecchio solo perché voleva soltanto che tu ti fermassi. Mamma mia. Ecco, forza, prendo il mio piattino che mi spetta di diritto. Avanti, poco, così state calmi. Cattivo, eh? Se hai qualcosa dimmelo. È buono? C'è una cosa che non è condita bene, forse i cosetti qua. I pesciolini, i moscardini, come si chiamano? I polipetti. I moscardini. I moscardini, sì. Cerniette. C'è qualcosa... di non legato, però è talmente buono e simpatico che... Un piatto che simboleggia l'unità d'Italia, sì. Perché lo gnocco è specialmente piemontese, il resto è specialmente del sud, quindi... Cioè l'unione è una fusion italiana tra nord e sud.
quindi un'idea molto originale. Bene. È molto buono. Senti, secondo me andava un po' più piccante però. Posso? Sì, sì. Gli manca, malgrado il sale, un po' di peperoncino, c'è la nota acida del pomodoro che va bene, ma l'avrei fatto un po' più sostenuto. Sì, diciamo che sentendo il profumo e vedendo gli ingredienti ti aspetti anche un po' di profumo d'aglio quasi. Allora, Roberta, lei ha fatto sempre una pasta all'uovo, fresca, sempre con i capperi, ovviamente pesce spadas e una cremetta d'asparagi. Esatto. Lei invece di metterci solo il cappero che è visibile ha usato la polvere, che si fa tritandolo e asciugandolo in forno, per esempio. Che però ha molto meno sapore, forse, perché il cappero qui scompare un po' rispetto al... O magari... Ma tu hai frullato i capperi con gli asparagi? Sì. Forse l'asparago così dolce e erbaceo, diciamo così, ha un po'... È tutto sul nappato, dolce il piatto. Diciamo. Questo è mio di diritto. Prendi qui. L'ho presi. E li mangio al volo. Il cappero si sente un po' meno, perché l'asparagio se lo mangia, lì più presente cappero, qui meno capperaus. Mamma mia, arriviamo proprio. È così. Io, allora, però è sempre molto buona, eh. Allora, mentre qui a mettere assaggi io dico questo. Di. Noi ormai siamo alla 5.000.000esima puntata, no? Sì. E ormai chi ci conosce, ci segue tutti i giorni, sa come siamo. Quindi e basterebbe fare una faccia. Ok, però nei tuoi anni di esperienza dovresti anche sapere che c'è anche chi magari guarda per la prima volta il programma e dice questi sono scemi. Aspetta fiammetta. No, ma meno male c'è fiammetta, l'abbiamo messo dopo di te apposta. Infatti. Ma io è chiaro che un po' mi appoggio, perché a me quando mi hanno chiamato ho detto ma io non so niente di cucina, ricamo a te mangi come la ruspa e dico vabbè allora dai. La pasta è cremosa e quindi è condita con abbondanza, però è vero che non c'è il cappero dominante, sì. No, non c'è e doveva essere quello che tirava su tutto. Ma sai perché non c'è? Perché? Perché prima ti hai sentito dire che costava 120 euro, magari non aveva capito il barattolo e ha detto sai cosa? Ma come tu dici sempre che qui possiamo sprecare? Ma lei ha sentito 120 euro, ha detto lei che poi... Paga la casa, la maison. Votate Cinzia, gnocco alla Capper House. Anzi, come dice Rossi, il gnocco. Il gnocco. Il gnocco. Dopo ti farò una domanda da psicologo, mi è venuta in mente prima. Va bene. Fantastica. La fettuccina, come con... L'asparagio, come l'ha chiamato prima? Asparagio. L'asparagio anche di Roberta. Spada e Capperaus. Sto gnocco dato bene. 15-8 per Cinzia. Quindi 22 pari. Pari. Mazza, pari. Pari, 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 pari. Bravo, bravo, bravo. Prova di presentazione. Affogato al caffè o pesce finto? Non lo mangiano, deve essere bello, quindi immaginalo. Pesce finto. Pesce finto. Ci vuole più arte. E il pesce finto è il piatto per la prova di presentazione. Pesce finto. Avete già qua l'impasto, diciamo, base per poterlo fare. Deve essere bello, pulito, preciso, colorato e anche la scelta del piatto è un criterio di valutazione. 7 minuti perché la spesa è già di fronte a voi. Un po' di cose miste, stupiteci, siete pari, via! 22 pari per precisione e c'è un bel kit che vi aspetta, un sacco di pentolini, mestolini, attrezzini. Hai già un'idea? Sì, faccio un pesce pagliaccio e lo coloro con le spezie. Che esiste anche davvero, no? Eh sì, che cosa? Nemo. 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 Beh, qui non gli posso chiedere la ricetta che è step by step. Tu invece che fai? Pesce... La cernia. In tana. In tana? Svuoto il limone e lo inserisco con te. Bella idea.
Sarà una cernia allora, sì, di Rincheno, perché sì, sta in tana. Il mio pesce preferito? Sì. No, è l'unico, l'unico che pesce. Surgelato, tagliato a dischi, surgelato. Monoblocchi. Monoblocchi che fai al vapore, stupendi, nella pentola di Massimo Morozzi. A vapore vuol dire buttati dentro con l'acqua? No, no, a vapore, fatti proprio nel cestello, tipo quella, la vaporiera, il vaporzetto. Guarda quell'altra. Sì, perché sì, l'ho usata per fare tutto. No, è vero. Ma io... è fiero della sua vaporiera, ci fa tutto. A cioè, a fine produzione, che non sarà mai, però quando arriverà un giorno che saremo ormai anziani, a fiammetta io gli regalo il premio Nobel per la pazienza. Sì, è vero. Sì. È vero. Invece, vabbè, di finisci, perché che c'entra? No, sono venuto qua della vaporiera. Di default, visto che è un po' che non lo dicevo. Ma tra l'altro la vaporiera, ti dico che me l'ha insegnata Gianni Boncompagni. Allora ti dico questa cosa, quando l'ho vista la prima volta, si mettono i cibi lì, con due cestelli, sotto c'è un fondo d'acqua. Sì? Sì. Sì. E tu quando fai così, quando come tu presenti la nuvola di vapore stupenda... Quando alzi il coperchio. Esatto, quando alzi il coperchio. Traduco, C'è tra l'altro due livelli molto belli, due livelli, quindi puoi fare due cose. Io per esempio lo uso anche per scongelare. Caro mio, ma quando ti rimane quella vecchia fetta di polpettone che tu congeli, per dire, no? Il piatto di ripasso, come dice Fiammetta, se tu lo metti dentro quella conconina di vetro all'interno di questo acciaio inox della pentola disegnata da Massimo Morozzi, ma regalagliela di no, cioè, quella di legno, di bambù, no? Di legno, sì, di cosa, più pulita, sublime. Mi hai fatto togliere il tagliere di legno perché dice non erano i germi le cose, poi adesso devo prendere quello del bambù. No, lui non l'ha detto. Non l'ho aperto bocca. Però nasce da quella. Molto elegante. Ebbene, è molto elegante, molto elegante. Ecco, allora parliamo un attimo del pesce finto, per favore. Ecco. Sì. Chiedi a Chiara Maci dove l'ha mangiata grazie a me. Forza, chiedi. Chiara Maci, dove l'hai mangiato grazie a lui? È vero, io ho scoperto il pesce finto con lui a cena una sera. L'abbiamo già detto 60 volte questa cosa. Ogni volta che lo riproponete il pesce finto, non è che abbiamo tanti aneddoti. No, eh, perché è una cosa tipica di qua il pesce finto? È Roma, finto, Roma, grande povertà. Della povertà. Dai, allora, dici esatto, come è fatto il pesce allora, finto. Allora, una patata. No, Chiara, no, ogni tanto devono parlare anche patata, loro, no? Tonno in scatola. Sì. Tutto molto frascico deve Caperaus. Essere. Caperaus. Caperaus. Caperaus e basta. Non si può, passa di qua, ti prego. No. Per favore. Limitiamo i danni, come si usa a dire. Vabbè, pesce finto. Beh, ci sono quelle bellissime forme, no? Che c'erano una volta per mettere il pesce, si vedono nelle... dai salumieri molto eleganti, e poi è stato anche da sformare così, è molto bello, è molto carino per un party vecchio stile. E poi la Nouvelle Cuisine ha fatto molto uso coprendo il pesce con, per esempio, rotolini, fettine, cose d'uovo, di fettine di uovo. A me non fa impazzire da vederli, no. Però Fiammetta, beh, però è molto io lo so divertente. Perché dice questo, perché in zona Fiammetta, in zona sì, centro, Milano. Milano, così ci sono un sacco di piccole gastronomie. Gastronomie, sì. E adesso che mi sono avvicinato, perché io non posso stare lontano da Fiammetta, avvicinandomi a Fiammetta anche di casa, perché commentiamo voi due spesso, ci sono tutte queste gastronomie che fanno tutte queste gelatine così, che io non amo, però quando le vedi in vetrina sono stupende. Sono stupende. E meno male che ci sono ancora. Ricordiamo un detto a romano che dice: sei farso come un pesce finto. Mai sentito. Me lo sono inventato. Ah, ok. Ancora. Ci hai anche pensato? Sì. Io penserei di più a sapere da dove arriva quel braccialetto di Chiara Maci. Comunque andiamo avanti, due minuti. Un po' violento. Ragazzi, pazzesco, bravissimo. Che vi dico? Niente. Sì. Cioè, questo non è un pesce finto, questa è un'opera d'arte. C'è il gamberetto house che... Dai, torno qua, tanto loro sono brave. Ti dicevo. Anzi, no, fammi fare la domandina quella che faccio spesso. Aspetta che mi piace. Siamo single, no? Non esce. Che ha fatto? Fede. Che ci hai messo dentro? L'impasto. Mastice? No, l'impasto. Ah, è certo, se prendi la bocchetta minuscola c'è il tonno sbriciolato. Che ci devi fare? Dimmi. Le righe nere. Questa non è per fare le righe, fai vedere. Questa sì. Allora, faccio io veloce, vai. Allora, se devi invitare qualcuno a cena di famoso, chi e cosa gli fai? Io Frank Gehry.
è uno dei più grandi architetti italiani, l'architetto del decostruttivismo. Quindi gli preparerei proprio una cosa tipo peperoncino e cioccolato, non so, qualcosa proprio quella all'opposto. Quella non è che sia venuta molto cena... bene. Faglielo gnocco che è venuta meglio. Pure questo ma è io... Vabbè. Chi inviteresti a cena? A parte Simone Ruggeti. Brava! Brava! Cucinerebbe per me. Oggi va così. Che cucinerebbe per te? Allora, 10 secondi. Io non metterei troppe cose. Basta, sì. In cima, vorremmo sapere a parte te chi inviterebbe, perché a parte Simone Ruggiati. Ma tu non eri sposata. Sì, vabbè, che c'entra cena. Il pesce è uscito dalla tana, occhio. Così? Sì, dai, ecco lì, no. Il mio è un pesce cieco invece che finto. Manca l'occhio, l'ho fatto in tempo. Voglio vedere cosa mi dite adesso. Lo rimetto a posto io. Mi serve un attimo, pubblicità. Studio Cuochi e Fiamme va avanti, bella sfida, parità, due concorrenti romane, due belle donne, Cinzia, 22, Roberta, 22. Dico bene? Sì. Tema, pesce finto, questo è il piatto di Cinzia, ha fatto Nemo. Infatti è carinissimo da vedere perché, essendo una prova di presentazione e non importandoci tanto del gusto, da vedere è bellissimo. Hai scelto il piatto giusto perché sembra effettivamente quasi Nemo che nuota nel mare. L'unica cosa, proprio l'accortezza di pulire il piatto, perché ovviamente sarebbe stato più bello esteticamente. Ma il mare è inquinato, esatto. Sì. Quindi direi che è bellissimo. Allora, Riccardo La Rossi adesso lo guarda e poi esprime il giudizio in balenese. Sì, va benissimo. Ti ricordi che parla il balenese di Nemo? Ah no, pensa. Nel finale? Sì, mi ricordo. È molto carino, è fatto molto bene, quindi in questo modo anche i bambini più riottosi potranno mangiare un grande piatto della tradizione romana. Dai, esagero. Il pesce finto, non voglio rovinarlo per fiammetta. Cos'è, cacao fuori? No! Paprika dolce. Il rosso è paprika, paprika dolce. Paprika. E ci sono delle sfumature, sì, di cacao sulle pinne. Per cui è bene che i bambini non lo assaggino, perché, perché voglio dire, se no è chiuso, l'evento è chiuso. Però, insomma, l'inganno è molto carino. L'architetto si è esibito in una cosa infantile, simpatica, e io posso solo dire che è molto carino e che è assolutamente da copiare. Ammazza che sì. T'ha detto. Allora, vengo là, mi è caduto a me il gambero, tutta colpa mia. Okay. Piatto di Roberta, il pesce che esce dalla tana. Qui ci sono in realtà tre pesci, perché c'è il pesce del piatto, il pesce vero e il pesce finto che è dentro. E i colori sono bellissimi, proprio piatto estivo, primaverile per eccellenza. E anche questo comunque pesce vero poggiato sopra sta bene. Un branco di pesci. Un branco di pesci. Un branco di pesci. Io sai che questo lo scanserei subito, però insomma... Perché vabbè, è crudo. Perché è crudo, poi insomma dovresti esserci tu che me lo apri, ma... Però devo dirti che effettivamente il pesce finto dentro il limone fa proprio gola, perché lo prenderesti con un cucchiaino così te lo mandi giù, che è un piacere. Inoltre l'arancio accanto fa questo freschetto, dà molta freschezza, per cui io dico very good. Sono state brave su tutte le sfide dei nostri concorrenti oggi. Sì. Ricordiamo che in 7 minuti hanno fatto 7 minuti. Questa è una preparazione molto elegante, d'altra parte peraltro anche semplice, per cui si potrebbe benissimo servire come antipasto ad una cena anche in casa. Così ci sarebbe il tavolo dei grandi e il tavolo dei bambini, il tavolo basso cosiddetto, con il pesce finto.
È molto indovinata l'idea del limone e degli agrumi perché, come diceva Riccardo, dà un'idea di freschezza che con il pesce è necessaria. Molto carino. Scusate, tanto come me. Sì. Cinzia, Nemo. Sì. Io nemmeno se ci sto un giorno riesco a fare una cosa così. Roberta. Ci sono anche vicine. 14 a 13, un punto di differenza di vantaggio per Cinzia che vince la sfida! Grazie. E con Nemo! Ti ricordi l'amica di Nemo che faceva? Hai vinto il team di cuochi e fiamme! Fieri di attrezzini con tutte le cose! Dai, io verrò a cena da te, Don Marco! Round nuova, lascialo a casa, sta bene, ce l'ha già troppo, lui è sposato, lasciatelo stare. Domani, che so, pesce finto, Riccardo Rossi, Fiammetta Fadda, cosa mangeranno? 18:40, fuochi e fiamme, la sentite? Cinema di bolla, capolavoro, Nemo! Siamo riusciti a finire con le ricette. Una variante invece della paprika, che ci metto per farlo mangiare alla mia? Anche del colorante se vuoi, colorante o una mela grattugiata. La carota, la carota, forse la carota, la carota grattugiata.